Burton, Learn to Live. Sono le 15.52, forse ce la facciamo adesso, visto che ci sono un po' di temporali al nord e i temporali hanno tempestato anche casa di Jacopo, secondo me, dei The Bastard Sons of Dioniso. Ciao, ciao a tutti. Ciao Jacopo. Ciao Jacopo, come stai? Vi faccio vedere, facci vedere il temporale. Io qui dei Bastard e vi faccio vedere la testimonianza che effettivamente piove. Adesso è un po' più sereno, ma sta ancora piovendo, si può vedere come le gocce d'acqua qui nella piscina. Oh, c'è pure la piscinetta, quella lì, quella è quella che c'è. Antoine pure, c'è una piscinetta così tu a sì, casa. Sì, sì, sì. Siete nei vostri studi della Val Sugana? Sì, 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 altopiano della Vigolana. Ah, stupendo lì, stupendo. Però è cambiato il tempo, proprio da ieri se non sbaglio, quasi tutto il centro nord sta piovendo in quasi sta tutto. Sta patendo i diluvi. I diluvi, i diluvi. Che te stai a bere? Sta a bever vinello. Ah, è un caffè. No, no, un caffè. È un caffè. Allora, innanzitutto, al di là del tempaccio, come stai? Come sta tutto il gruppo? Quella è la vostra fortezza, quindi già che ci fate entrare dentro i vostri studi, per noi è un onore e un piacere. Come state? C'è fermento per questo nuovo singolo e poi anche un po' di ripartenza estiva, magari qualche live in vista. Raccontaci un po' cosa vi sta accadendo in questo periodo. Beh, è un onore anche per noi essere sulle vostre onde. Grazie. Per aprire questa finestra. Dai, dai. Stiamo molto bene. Sì. Qui c'è tutta la strumentazione che è rimasta da rimontare, se vogliamo fare delle prove prima del prossimo concerto, perché abbiamo scaricato dal concerto di Varese di questo fine settimana. E sì, non si poteva ricominciare in maniera migliore con... E gli organizzatori che non aspettavano altro che poter cominciare a riproporre un po' di musica dal vivo. Certo. E anche noi avevamo tanta voglia di rincontrarli, perché sono le persone che alla fine ci danno un palco, che ci permettono di esprimerci e che appunto ci possono permettere di far lavorare con la musica dal vivo. E anche rincontrare loro è sempre una grande gioia, perché era da più di un anno che non ci si poteva riabbracciare, insomma. Assolutamente sì, è tutto cominciato, io mi ricordo più o meno nel 2009, l'amor carnale X Factor fu un anno importante e decisivo per voi, immagino. Come è successo l'approdo lì a X Factor e poi tutto quello che è accaduto subito dopo? Adesso sono passati un po', sono 11 anni più o meno. Eh sì. Sì, sì. Il 2009 è stato l'anno che ci ha aperto le porte a tutte le regioni italiane oltre la nostra, e uscire dai confini regionali. Noi ci siamo formati nel 2003 come gruppo musicale, era molto difficile, perché con i concerti si riusciva ad arrivare dove si riusciva ad arrivare, appunto scavalcare i confini regionali, per dire, in provincia di Bolzano. Certo. Cioè, era già difficilissimo. Certo. E la televisione ci ha dato questa grande possibilità di poterci espandere su tutta la nazione, e quello è stata una grande opportunità. Naturalmente il gioco era basato sull'interpretare canzoni di altri. Noi siamo un progetto già ben collaudato da tanti anni e non potevamo proporre esattamente la nostra musica, però L'amor carnale è una nostra canzone, quindi soddisfazione che ci hanno lasciato appunto inserire almeno un pezzo. Certo. Nostro, che dava lo spaccato di quello che eravamo veramente. 6 ingredienti: chitarra, basso, batteria e 3 voci. E poi adesso la formazione attuale com'è composta? Donnarumma? Beh, siamo sempre siamo sempre noi tre: Jacopo, Michele e Federico, 3 ragazzi che si sono conosciuti alle superiori con l'idea di fare i periti edili, ma poi la vita ti porta dove vuole lei. E ci ha fatto tanto divertire e ci sta dando tante soddisfazioni. Assolutamente, questi nuovi singoli. Sì. Stanno andando abbastanza bene. Tanti successi, infatti, in Stasi Perpetua, Per non fermarsi mai. Poi c'è stato anche il vostro album The Bastard Sons of Dioniso, che nel 2014, se non sbaglio, ha scalato tantissime classifiche. E poi sulla cresta dell'ombra e Cambogia, che sono stati prima, sì, ovviamente, sì, degli ultimi. Prima della pandemia, se non sbaglio, più o meno, no? Circa due o tre anni fa. L'ultima. Sì, il Cambogia è 3 anni fa, sì. Però l'ultima uscita era il featuring con Divi dei Ministri, con il Falegname, ah, che sì, è 2 anni fa.
nell'estate che precedeva il primo lockdown saremmo dovuti uscire con le prime novità del disco, che poi è tutto traslato di un anno, insomma. Le canzoni hanno subito il periodo appunto della pandemia, perché sono cambiate moltissimo. Il tempo che non abbiamo potuto trascorrere nei live, nei concerti, l'abbiamo trasferito qui appunto nella nostra tana, e è stato come ripartire quando da ragazzi, prima dei concerti, si diceva: ma cos'è che si potrebbe fare? E quindi si è tutto un attimo dilatato, i tempi della produzione erano sempre molto stretti e mischiati con i live che arrivavano impellenti, e quindi il lavoro di studio era molto più veloce. Questo ci ha dato la possibilità di aggiungere tantissimo e poi iniziare di nuovo a togliere. E dovete continuare così, perché la vostra musica ci piace un casino, nonostante sei in Valsugana. Io sento un accento, non so, un po' di Romagna. Sento un accento anche, cioè quella Z romagnola, te l'hanno già detto? Cioè quella... No. No, sia mai, non sia mai, non ci confondete con i romagnoli. Senti, no, non lo so. Che rapporto avete con Roma? Beh, buono. Ci divertiamo sempre un sacco quando andiamo a Roma, e solitamente è per la promozione o per qualche concerto. E a dispetto dei concerti, la promozione ti dà qualche giorno in più. Certo. E, cioè, questo si sta parlando prima della pandemia, perché adesso la maggior parte delle interviste si fanno comodamente senza fare 5 ore di strada per arrivare a Roma. Però era sempre bellissimo, perché ci si ritrovava sotto casa dei Venditti a fare bagordi lì in Trastevere. E a qualche anno fa risale anche un incontro molto bello con i Maneskin, proprio lì. Dai. Vicino a Ma che ci siete venuti a fa, che è il nostro posto per bere che preferiamo. È a Trastevere, giusto? Sì. Hanno un miliardo di tipi di birre, basta berne tre e hai fatto pranzo, colazione e cena. E voli. E avevamo beccato lì i ragazzi proprio per strada, e penso che sarà impossibile ritrovarci così in Trastevere, insomma, nel breve periodo. È una cosa pazzesca, sì. Anche il loro diciamo viaggio che hanno fatto veramente dalla strada, i Maneskin, veramente da via del corso, mettevano i primi concerti, i primi versetti, sì. E poi alla fine, e quindi è bella anche questo aneddoto che ci hai raccontato. Parlaci di Ribelli Altrove. Ribelli Altrove voleva prendere quell'energia che delle persone sono riuscite a darci, delle persone che hanno dovuto soffrire tanto, e anche persone che ci hanno lasciato, che hanno dovuto combattere e poi anche perdere la loro battaglia. E è un'energia di estrema positività, perché sono degli esempi che ci hanno dato tantissima energia, e si voleva ridare quella energia a chi ascolta la canzone. È un po' equivocabile il testo, volutamente, perché c'è chi la vede completamente positiva, cioè che dopo la pioggia arriverà il sereno, ma in verità la canzone è: con la pioggia arriverà il sereno. E è una questione di ribellione, ma di ribellione anche contro se stessi, cioè agire e reagire alle situazioni della vita, ma sempre con quella sicurezza quasi disarmante anche di chi nella peggiore delle situazioni riesce a dirti: ci sarà un momento in cui finirà questa sofferenza. E non so, ci voleva dare quell'energia lì. Bellissime parole, veramente. Ti facciamo un applauso, perché queste parole, oltre ad averci fatto venire brividi, perlomeno parlo per me, sono parole anche di speranza e di ribellione, che in un momento come questo ogni tanto ci vuole, ma anche ribellione di animo. Quindi queste sono parole che noi sposiamo, nonostante il nostro programma, come diciamo sempre, è un programma becero, inascoltabile, sì. Ogni tanto ci serve fare i seri, e picchi di diciamo di profondità come questa ci fanno bene al cuore, ci fanno bene anche alla trasmissione, perché ai nostri ascoltatori. Esatto. Jacopo, noi veramente ti ringraziamo di cuore per essere stato con noi. Noi ci ascoltiamo adesso Ribelli Altrove, però rimani con noi, perché ci faremo una foto ufficiale che poi posteremo nei social. Vi manderemo anche l'estratto del podcast di questo intervento, perché insomma, temporale compreso. Allora, salutaci anche Federico e Michele.
E una domanda che stiamo facendo ai nostri ascoltatori prima di ascoltarci la canzone è: qual è la vacanza ideale, la vacanza perfetta per Jacopo Broseghini? Io sono un grande appassionato di funghi e di scorie di fusione, che è il risultato della fusione del rame durante l'età del bronzo. Scusami Jacopo, quali funghi però? Vabbè, i funghi in generale. Prise o come si chiama, i finferli. Ma sei italiano. Anche un micologo? Hai studiato micologia? No, è solo esperienza. Sono ancora vivo, quindi... Li hai presi bene, allora? No, ti dico perché mio padre è un micologo, quindi parlando di funghi, sì. Io l'ho un po', diciamo, rifiutata sta roba, perché sono un po'... Io sono ipocondriaco, quindi mi cominci a dire amanite falloide e io ho paura solo di toccarla, perché è mortale. Però al di là di questo, anche io per un periodo andavo a trovare i funghi nelle nostre zone, quindi è una cosa... È bello anche perché ti allinea con la natura, c'è molto silenzio, sì, relax. Sto benissimo, soprattutto quando arriva con la, a casa con la cesta piena. Certo, anche dopo grandi piogge, per esempio, spuntano, oltre ai funghi, anche le lumache. Non so se da voi ci sono le lumache, i lumaconi che si insidiano. Sono un grande appassionato e mia nonna, che purtroppo non c'è più dall'anno scorso, era la campionessa delle lumache alla Borgognon. Al sugo? E... In bianco, dentro al guscio. Mia nonna prendeva dei gusci, tipo, presente le ammoniti, quelle che sono estinte sì. Milioni di anni fa. Ci metteva dentro 30 lumache dentro un guscio, dopo svariate cotture, poi finiva la cottura in forno gratinate, proprio alla Borgognon. No, spettacolare. Era buonissimo. Spettacolare, devo tradizionale. Dire. Sì, noi qui in zona, diciamo, laziale le usiamo con del sugo, il sughetto, e quindi molto buone anche quelle. Va bene, adesso mi sta venendo voglia di lumache, basta ragazzi. Le prendiamo allora, direttamente dal muro. La vacanza ideale, quindi ce l'hai detta, direi che è perfetto così, è tutto molto bello. E naturale. E ci andiamo ad ascoltare Ribelli Altrove qui a Saralo Famosi su Radio Roma. Resta lì Jacopo, che ci facciamo una foto con te, il caffè e la pioggia della Valsugana. Ribelli Altrove, Radio Roma. Saralo Famosi.